Pizza Time fa tappa a Roviano, in provincia di Roma, e siamo ospitati da Andrea Gallizzi. Bentrovati. Grazie Andrea. Il locale Pizzare è al centro del paese della Valle dell'Aniene e è aperto da circa 2 anni. Giusto, è aperto da 2 anni. Tu sei un giovanissimo chef che dopo si è convertito all'arte bianca grazie anche e soprattutto ad un'azienda che poi è l'azienda fornitrice delle farine che voi utilizzate per gli impasti, Andrea, la Polselli. Sì, ho avuto il piacere di conoscere e lavorare con Paolo Paravano della Polselli. Iniziamo a stendere questo primo panetto, Andrea, di quanti grammi all'incirca? Di 800 grammi. Quindi la stesura è rigorosamente a mano e anche molto delicata. Certo, perché meno si tocca la pala e più si lascia l'aria all'interno, quindi esce e sviluppa una bella alveolatura. Stendo il panetto e successivamente lo sgrulliamo dalla farina in eccesso, e lo adagio sulla pala e lo inforno ad una temperatura di 300 gradi. Quanto tempo deve rimanere questa pala in forno? Questa pala in forno rimane all'incirca 2-3 minuti, il tempo ideale per creare l'alveolatura all'interno e farla asciugare per bene. Poi cosa fai? La estrai? La estraggo dal forno e vado ad aggiungere un filo d'olio e la rimetto in cottura. Per quanto tempo ancora all'incirca? Per 10 minuti. Dopodiché è il momento di condirla. Il condimento è composto da mozzarella fior di latte e porcini e poi torna di nuovo in forno. Quindi una terza fase legata alla cottura di pochi minuti. Di pochi minuti, il tempo che basti per far sciogliere un po' la mozzarella. Dopodiché va completata questa pizza in che modo? La pizza la completiamo mettendo una spuma di porcini al rosmarino, del pomodorino datterino giallo, il tartufo fresco, del guanciale croccante e infine una finocchiella selvatica. Ecco, che serve a rinfrescare. A rinfrescare, sì, quel tocco di quella nota di freschezza che conferiamo alla nostra pala. Tu sei molto attento non solo al territorio ma anche alla stagionalità.